Signori, mi perdonerete il doppio video di giornata. Quello uscito questa mattina è andato molto bene e vi ringrazio. E credo di aver spiegato bene o male tutto quello che riguardava la bomba lanciata ieri dal Ciringhito. Tra l'altro, questo è il terzo video, se vogliamo, a distanza di veramente poco tempo l'uno dall'altro, che faccio inerente alla questione Cristiano Ronaldo. Perché? Perché ieri sera ne ho fatto uscire uno, il primo, sul mio secondo canale YouTube, dove parlavamo di questa ipotesi legata a Cristiano Ronaldo, direzione Parigi per andare a formare il tridente con Messi e Neymar e la partenza di Mbappé verso Madrid, al Real. Quello di stamattina invece è stato un video in cui parlavamo di questa ipotesi clamorosa lanciata dal Chiringuito TV che voleva un ritorno di Cristiano Ronaldo in Spagna al Real Madrid, poiché voluto da Carlo Ancelotti. Ed ero abbastanza tranquillo. Come vi dicevo nel video di oggi, ma comunque al massimo ve li potete andare a rivedere, li trovate nelle schede o comunque sul canale YouTube, nella sezione video community, ero abbastanza tranquillo perché sembravano boh, robe buttate lì così, chiacchiere infondate, nessuno andava a dire effettivamente c'è stata una trattativa. Ma vi dicevo che non riuscivo a essere tranquillo al 100% e che quindi una piccola finestra in questo mercato, in queste situazioni veramente folli, la lasciavo. Questa piccola finestra, questa piccola possibilità e forse anche queste piccole sensazioni potrebbero esplodere da un momento all'altro in maniera differente e vi spiego anche il perché. Nicola Balice, oggi giornalista tra l'altro del Corriere dello Sport, va a evidenziare come, e vi metto il tweet qua in evidenza, City, PSG e Real, Ronaldo vuole andare via dalla Juventus e Mendes sta provando in ogni modo ad accontentarlo. Lo farà fino alla fine del mercato, cercando nuove vie d'uscita, sapendo che ogni giorno che passa diventa tutto un po' più difficile. E come vi dicevo, per rimanere aggiornati sulla questione Cristiano Ronaldo, perché ormai è in voga, c'è OneFootball, potete scaricarlo, il link è qui sotto in descrizione, l'applicazione è completamente gratis. E oltre a Cristiano Ronaldo, non dimentichiamoci che ci sono altre trattative legate alla Juventus, sia in entrata che in uscita. E manca veramente poco, quindi OneFootball adesso scotterà terribilmente e ci sono anche delle iniziative legate all'inizio della Serie A di cui vi ho parlato nei giorni scorsi. Perché? Perché cambia qualcosa rispetto a questa mattina? Perché questa mattina ragionavamo sul fatto che Cristiano Ronaldo fosse chiacchierato per volontà del PSG, quindi che il PSG magari volesse prendere Ronaldo in caso di o Ancelotti, che è l'allenatore del Real Madrid, che gradirebbe un ritorno di Cristiano Ronaldo. Ma fino adesso nessuno aveva parlato di un Cristiano Ronaldo volenteroso di andarsene dalla Juventus. Il tweet di Nicola Balice, tra l'altro un giornalista tutto sommato affidabile, è pesante. È pesante perché va a incastrarsi anche sulle dichiarazioni di ieri sera fatte da Gianluca Di Marzio, che escludeva un Ronaldo direzione PSG ed escludeva un Ronaldo direzione Real Madrid, ma non escludeva al 100% la partenza di Cristiano Ronaldo da questa sessione di mercato dalla Juventus. Ovviamente è molto improbabile, ma qualche piccola percentuale, come dicevo prima, c'è e ci sarà sempre fino al 31 di agosto o fino a che Cristiano Ronaldo stesso non arriverà a dire il famoso 1000%, no? Ora, che cosa ne penso io a tutti gli effetti? Che è il segreto di Pulcinella. È il segreto di Pulcinella, che Cristiano Ronaldo avrebbe preferito non affrontare un'altra stagione alla Juventus. Secondo me è il segreto di Pulcinella e ce l'ha confermato anche Romeo Agresti più di una volta. Ricorderete qualche mese fa mi ritrovai a dover caricare un video serale perché Ronaldo su Instagram andava a fare un resoconto, un riepilogo generale di quella che era stata la sua avventura in Italia, la Juventus e delle sue avventure passate in Inghilterra e in Spagna, dicendo che aveva vinto tutto quello che si poteva vincere. E sembrava quasi un post addio nei confronti della Juve. C'era ancora tempo per farlo. Il problema è sempre quello. Come dice anche Nicola Balice, è ben consapevole del fatto che ogni giorno che passa è sempre più difficile. Oggi davano voci anche su Mendes che va direttamente a Manchester per trattare con il City un eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo. A me sembra ancora strano. Cioè, ve lo torno a dire. Per quanto mi riguarda, è un discorso da fare sotto la parte logica e sotto la parte reale. La logica mi dice che Ronaldo al 17 di agosto non si muove dalla Juventus. Come fa a muoversi al 17 d'agosto dalla Juventus dopo che c'erano state delle volontà da parte di Cristiano Ronaldo di andarsene e l'apertura da parte della Juventus di sostituirlo con un altro calciatore? Ma a giugno, inizio luglio, metà luglio,
se proprio vogliamo esagerare, inizio agosto, non il 17 di agosto, con il 22 che inizia il campionato e il 31 che chiude il mercato. Questo veramente sarebbe follia. Poi è ovvio che se Cristiano Ronaldo adesso si è messo in testa che se ne vuole andare, la Juventus si può far poco, perché magari la Juventus aveva anche detto di sì, però gli aveva dato delle tempistiche, sembrava rientrato tutto, ma ripeto, il video di oggi, quello di cui stiamo parlando adesso, è complicato ed è grave, perché se dovessero essere confermate queste parole di questo tweet di Nicola Balice, io sarei seriamente preoccupato, ok? Tra l'altro Evere Juventino Gai, sempre su Twitter, andava a prendere i pro e i contro di questa cosa. Pro, libera spazio salariale, maggiore possibilità di crescita dei giovani, shitstorm dai fan arabi, ma questo vabbè, no gioco accentrato, prossimo anno scade a zero, quindi una possibile plusvalenza. Le cose negative erano certezza di 30-40 gore annuali, meno ricavi dalle partnership, poco tempo per sostituirlo, Serie A che perde ancora PIL, è vero, e i migliori vogliono giocare con i migliori. Io sono molto d'accordo, vabbè, a parte il discorso degli arabi, con quello che dicono loro, non l'ho mai nascosto, io sono amante di Ronaldo, sono amante di Dybala, li amo terribilmente tutte e due, per me è assurdo sentire dei tifosi della Juventus che mi dicono speriamo di cedere il paracarri, perché un giocatore finito, un giocatore insulso, un giocatore... Secondo me sul campo è impossibile criticare Cristiano Ronaldo. Extracampo ce ne sono tantissime a dire, ultima ma non ultima, settimana scorsa faccio un video che dedico proprio a Cristiano Ronaldo e gli chiedo determinate cose sul campo e fuori, perché sì, perché si era arrivati a un punto in cui bisognava dirgliele. Ma perdere Cristiano Ronaldo oggi è semplicemente una follia, proprio perché rimpiazzare Cristiano Ronaldo non è facile. Perdi 30, dai 30 ai 35, forse 40 gol all'anno. Ragazzi, questa è una roba assurda. Se esce Ronaldo, nella Juventus non c'è un altro goleador. Intendiamoci, che è diverso da centravanti, è diverso da punta, è diverso da attaccante. Goleador, uno con la freddezza in area di Cristiano Ronaldo, con la facilità di segnare come Cristiano Ronaldo, nella Juve non c'è. Non c'è. In Italia sì, ce ne sono diversi, nella Juve non c'è. E quindi chi potrebbe arrivare eventualmente al posto di Cristiano Ronaldo nei prossimi 14 giorni? Perché sono 14 giorni, I fatti sono 14 giorni alla fine del calciomercato. I nomi, anzi, partiamo da il nome, è quello di Mauro Icardi, ok? Io aggiungo Vlahovic, che so per certo essere in questo momento in una situazione difficile con la Fiorentina, d'accordo? Intendiamoci. E che l'Atletico avrebbe offerto 70 milioni di euro bonus compresi per assicurarsi le prestazioni del bomber. Tra l'altro commisso oggi è a Firenze, potrebbe essersi mosso qualcosa proprio per il trasferimento di Vlahovic in Spagna. Perché questi due nomi? Beh, Icardi perché si è chiacchierato tantissimo di questo, e Vlahovic perché è come Icardi, e vi spiego perché è come Icardi. Un ragazzo oggi mi diceva: attenzione, se sostituisci Ronaldo, non devi prendere un altro Ronaldo, quindi un nome alla Ronaldo. Devi prendere un giocatore che sia in grado di assicurarti quello che ti dà Ronaldo. I gol. Icardi e Vlahovic sono due centravanti, due attaccanti, due giocatori che segnano tanto, ok? Che hanno sempre segnato tanto, Icardi, e che ha iniziato a segnare tanto, Vlahovic. È ovvio che nella testa, nome ideale su tutti da inserire nell'organico è Holland, che nel 2022 avrà una clausola, se vogliamo, addirittura 75 milioni di euro, ma ad oggi costa 180, perché questa clausola stia fra un anno e il Borussia Dortmund non ci sente. Delle due lo perde tra un anno a 75 milioni, ma si fa un altro anno di Holland, perché non gliene frega niente, eventualmente, di perderlo. Ha dei soldi in meno, ora, se lo vuoi, costa così, quindi dimentichiamocelo. Ragazzi, ricordiamoci che stiamo ballando con Locatelli per 5 milioni per la chiusura, a Dybala noi ne vogliamo offrire due in più per il rinnovo. La Juventus in questo momento sta tagliando i rubinetti, sta tagliando veramente, sta cercando. E quindi un'uscita di Ronaldo per la Juventus potrebbe anche essere ok. Ovviamente non puoi andare a prendere Holland perché spendi più di quanto non stai facendo con Ronaldo. E ricordiamoci una cosa, se parte Ronaldo sono almeno 25-28 milioni di euro che la Juve prende. La Juve a meno non lo dà, quindi...
e nemmeno di più, intendiamoci, dei ragazzi mi hanno scritto: ah, il Real vuole Ronaldo. Beh, allora c'erano Benzema, Isco, Kroos, Modric, 150 milioni. No, ragazzi, intendiamoci, Ronaldo fa 37 anni a febbraio, ha un anno di contratto in scadenza, guadagna 31 milioni di euro l'anno e siamo a 10-15 giorni dalla fine del mercato. Cristiano Ronaldo non è che possiamo chiedere la luna, per Cristiano Ronaldo possiamo chiedere il minimo, cioè quello che rimane a bilancio nella Juventus, che sono quei famosi 25-28 milioni di euro, quindi un'offerta intorno ai 30, è più che sufficiente, la Juventus l'accetterebbe al volo. Per quello il nome di Icardi, perché ovviamente Icardi con 30 milioni di euro il PSG probabilmente te lo dà, perché è un giocatore in più, è un esubero, un giocatore che non troverebbe spazio, un giocatore che vuole rilanciarsi, che vede nella Serie A il suo territorio naturale perché nel campionato l'ha fatto meglio in carriera, e nella Juventus la squadra perfetta per fare un bel dispetto all'Inter, che probabilmente non vede l'ora di fare soltanto questo. Io non sono fan di questa cosa, nel senso che ve l'ho già detto tante volte, Cristiano Ronaldo è la Ferrari, dicevo stamattina, e Icardi è la Panda 4x4. Un altro ragazzo mi diceva: sì, è vero, ma tu hai una Ferrari in questo momento in un contesto non da Ferrari, è una Ferrari che tieni in garage, perché comunque con Cristiano Ronaldo è stato preso per vincere la Champions. Questa non è che tu vuoi vincere la Champions, vuoi vincere la Champions, ma è difficile che lo farai, e sono d'accordo, ho già detto anche questa cosa, ho fatto un video anche su questo. Quindi tu stai tenendo Cristiano Ronaldo per provare a vincere la Serie A e arrivare più lontano possibile in Champions. Capite bene che è un lusso spropositato per la Juve di oggi, cosa che era ben diversa per la Juve del 2018. È vero, ma ancora una volta, non il 17 di agosto. Non il 17 di agosto. Ed è ovvio che il 17 di agosto sembra naturale che se esce Cristiano Ronaldo l'opzione Icardi è la più calda. Io ve lo dico già da subito. Ah, un'altra cosa, non è che esce Cristiano Ronaldo e prendi Icardi e un centrocampista. Ragazzi, se esce Ronaldo, ve lo ripeto, non prendi chissà che cosa. Non prendi dei soldi. La Juventus, piuttosto che... In questo momento la Juventus non vuole spendere. Ragazzi, in questo momento la Juve vuole risparmiare. E se esce Ronaldo risparmi, e se entra Icardi risparmi rispetto a Ronaldo. Ma non è che quello che avanza allora lo butto sul mercato. Non ce n'è. In questa sessione di mercato soldi non ce n'è. Ci si penserà l'anno prossimo, dove andranno in scadenza tanti giocatori. Io posso anche accettare Icardi negli ultimi 14 giorni di mercato perché Ronaldo fa la mattata e vuole andarsene, a parte che dopo lì veramente chiudo i rapporti a livello umano e comunicativo con Cristiano Ronaldo da tifoso, a patto che non venga acquistato a titolo definitivo. Mi traduco, spenderei dei soldi, andrei a investire dei soldi su Vlahovic, non 70 milioni, ma l'anno scorso non avrei speso i 60 per Chiesa e già quest'anno non ne spenderei 40 per Locatelli. Chiesa alla fine ha fatto vedere che li valeva, spero che Locatelli farà vedere di valere questi 35 milioni di cui si chiacchiera. Dovesse arrivare Vlahovic a 70, speriamo che faccia vedere di valere. Però ovvio che Vlahovic è una scommessa, ha fatto bene la seconda parte di campionato l'anno scorso, dove è letteralmente esploso. Purtroppo aspettare un po' significa toglierselo completamente dai radar, un po' come è stato con Haaland. Prenderlo adesso, ripeto, secondo me 70 milioni è una follia, avrebbe senso. Perché? Perché vai a prendere un centravanti, un giocatore che può garantirti gol, un giocatore che può garantirti tanti anni davanti, e quindi ci sta spendere dei soldi lì, poi magari il prestito con obbligo diritto nei prossimi due anni, un po' come è stato fatto con Chiesa l'anno scorso. Infatti Chiesa lo pagheremo quest'anno, quest'estate, alla Fiorentina, e magari tra due stagioni li paghiamo Vlahovic, non lo so, la butto lì. Icardi è un giocatore che è un classe 93, che già guadagnerebbe tanti soldi, tanti milioni, tradotto nel giro di 2-3 anni, e devi fare almeno 4-5 anni di contratto, diventa il classico giocatore in esubero, strapagato, ultra trentenne, che non ha mercato, che non riesce a cedere, che magari non rientra più nemmeno negli alti ranghi di titolarità della Juventus, e che ti andrebbe bene a patto che possa essere una riserva, ma non con quell'ingaggio. Sembra la situazione di Bernardeschi, sembra la situazione di De Sciglio, sembra la situazione di Rugani, l'ex situazione di Mandzukic, l'ex situazione di Khedira, la situazione attuale di Ramsey. Quindi, tradotto, prendere Icardi, oggi tesserare Icardi e dargli 8 milioni di euro all'anno per 4 anni, 5 anni. Io capisco l'emergenza di cedere Ronaldo negli ultimi giorni, perché magari gli viene in mente sta roba qua, e che quella è l'occasione per non perdere i gol, ok?
che tendrebbero a mancare con Ronaldo e non spendere troppo perché di soldi non ce n'è, ma non a titolo definitivo. Fatto un anno di prestito, 2 anni di prestito con diritto di riscatto. Se il PSG lo vuole cedere, deve anche ascoltare le opinioni degli altri. Non è che può dire no, te lo vendo e basta. Allora tientelo. Delle due, tientelo. Vado a cercare un altro profilo da qualche altra parte. Non so, la butto lì. Agüero che voleva andarsene al Barcellona perché non gioca con Messi. Gli faccio un'offerta per Agüero, per quanto vecchio sia. È quello che vi dicevo l'altro giorno, ragazzi, sul secondo canale. L'Inter, cedendo Lukaku e prendendo Dzeko, fa un downgrade clamoroso, clamoroso. E in qualsiasi anno avrei etichettato questa operazione come fallimentare a livelli illogici. Ma l'Inter che vende Lukaku per necessità, perché Lukaku se ne vuole andare, perché l'Inter è in crisi e soldi non ce n'è, e prende Dzeko gratis nell'anno del Covid, in cui è difficilissimo fare sta roba, è accettabile. E ancora una volta, mediocrità del campionato italiano, perché esce Lukaku e Dzeko semplicemente si sposta e la Roma fa bene a investire su Tammy Abrams. Ufficiale, colpo più grande, più oneroso nella storia della Roma. Vediamo come andrà. Coraggio da parte della Roma, tanto coraggio da parte della Roma, eh? Sottolineo ancora una volta, ne ho parlato sul secondo canale. E quindi vediamo. Vediamo, perché sono un po' confuso. Le tempistiche mi spiazzano. Vlahovic è una scommessa molto costosa. Icardi è un boh. È un boh che capirei solo per la situazione ristretta di tempo, ma che non mi soddisfa al 100%. Poi magari saltano fuori altri nomi, ma la vedo dura. Cioè, solo che non saltino fuori nomi del tipo Belotti, che è in crisi di rinnovo nel Toro, perché veramente potrei impazzire. Vediamo, ragazzi, la situazione adesso è questa qua. Spero che sia soltanto un fuoco di paglia, chiacchiere messe tutte insieme per far parlare di sé. Oh, stavolta non mi si può dire che sono sempre le stesse cose, perché di mercato non parlavo da giorni ormai, parlavo solo di tattica, analizzavo le partite, poi bam, queste bombe così. Ve lo dico tranquillamente, spero che non siano confermate, perché sennò ci caghiamo addosso negli ultimi giorni.